Ciao a tutti da GGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Vi ricordo che i nostri corsi ufficiali certificati Presonus Studio One e su altri software audio sono presenti sul nostro sito www.proaudiolearning.com. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra e di attivare la campanella per ricevere notifica dei nuovi video caricati. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo appuntamento settimanale che ci terrà compagnia per tutta l'estate. Attivate subito quindi la campanella qui in basso per non perdere nessuna delle prossime puntate di domande e risposte su Studio One. In questo appuntamento troveremo 5 risposte alle domande più frequenti che mi arrivano attraverso i social, in particolar modo dal nostro gruppo Facebook ufficiale Studio One Pro Italy, dove vi invito ad iscrivervi e dove spesso appunto troveremo le domande poste dagli utenti vecchi e nuovi. Molte delle domande provengono da coloro che approdano a Studio One da altre DAW, come ad esempio Logic, Cubase e Pro Tools, e che faticano a ritrovare il proprio workflow. Vedremo insieme come risolvere questi problemi e come affrontarli una volta per tutte. È necessaria però una premessa. Molti dei problemi spesso dipendono da una non conoscenza del sistema informatico che si sta utilizzando. Non si sa, ad esempio, quanto potente debba essere o quale sistema operativo supporta i driver delle periferiche o Studio One stesso, o a volte mancano proprio le basi di informatica che nella maggior parte dei casi risolvono a monte dei problemi che si riscontrano lungo la via. Do quindi per scontato che tutti sappiano cosa sia un computer, cosa sia la RAM, cosa sia l'hard disk e i vari tipi di bus, PCI, USB, FireWire, Thunderbolt. Come spegnere le funzioni non essenziali del proprio sistema operativo, come gestire le installazioni su un sistema dedicato all'audio recording. Nel canale trovate un video su come ottimizzare Windows per l'audio recording. Do per scontato inoltre che non vi siano installati antivirus, firewall, plugin e applicazioni craccate che, come abbiamo visto già in un altro video, tendono ad installare software nascosti che rallentano il sistema operativo facendogli fare altro. Visto che sia Studio One sia i plugin di terze parti gratuiti riescono a sopperire ad ogni esigenza che possa presentarsi nel 2022, è fondamentale saper gestire la macchina che stiamo guidando. E proprio come un'automobile non è fondamentale saper fare il meccanico, ma imparare il manuale e conoscere le spie e le funzioni importanti del mezzo per prevenire ogni tipo di problema. Il computer, anche se strumento potentissimo ed efficiente, funziona bene nelle mani giuste. Dopo 6 anni di gruppo Facebook Studio One Pro Italy, posso affermare sinceramente e scientemente che il 99% dei problemi riscontrati dipendono dall'utente e non da Studio One. E questo mi rende felice, perché vuol dire che l'applicativo che gestiamo durante le fasi di beta testing supera il nostro stress test molto bene. Manca sempre più spesso la lettura dei manuali, sia della DAW sia dei plugin che vengono utilizzati, o la ricerca e la visione dei tutorial già presenti qui sul mio canale, come su quello di altri utilizzatori di Studio One, anche se in inglese. Tante volte basta Google e una ricerca semplice per argomento. In ultima analisi, spesso manca la preparazione necessaria ad affrontare l'audio recording in maniera corretta. Preparazione che comprende la conoscenza della lingua inglese e delle parole utilizzate nel nostro campo specifico, perché spesso, anzi molto spesso, non esiste una traduzione in italiano corretta dei principi o delle applicazioni tecniche di diverse funzioni. Ricordiamoci che la tecnologia si muove su quella lingua, oltre ad essere tra le più parlate al mondo, anche nei paesi non anglofoni. Di conseguenza non si trova utile spesso localizzare il software o il manuale. Un applauso va comunque fatto a MIDI Music per aver tradotto Studio One in italiano, quindi per averlo localizzato gratis. E spesso ce ne dimentichiamo. Il manuale operativo invece è stato scritto e stampato da Curci grazie a Beppe Bornaghi ed è possibile acquistarlo su Amazon o su altre piattaforme di distribuzione. Una preparazione, quella del recording audio, che dovrebbe comprendere anche quelle nozioni basic
di fisica acustica. Non è necessario conoscere le formule matematiche, ma almeno i sistemi di misurazione, la conoscenza della percezione del suono e, nei casi spesso più gravi, assenza di attrezzature secondarie come ascolti, schede adeguate, schede audio adeguate o sistemi di ripresa microfonica. Con pazienza e dedizione faccio i complimenti ai ragazzi che frequentano i miei gruppi Facebook e che in uno spirito di mutuo soccorso danno una mano ai meno intraprendenti. Li ringrazio perché era proprio quello che sognavo di vedere in un gruppo di assistenza su Studio One. Come posso salvare la channel strip del mixer? Una volta che noi all'interno del nostro mix abbiamo creato ad esempio una channel strip di effetti come questa qui che vediamo qua adesso nel master, posso salvarla attraverso l'opzione Save o Store FX Chain che troviamo qui sotto questa freccina a fianco al più. In questo caso possiamo salvare la nostra FX Chain e chiamarla ad esempio Master Out, nome dell'artista, in questo caso Incenso, aggiungere magari una descrizione perché potremmo aver dimenticato a cosa serviva ed aggiungere addirittura un folder dedicato o all'artista o alla produzione. Questo è comodo perché poi potremmo, navigando nel folder, ricavare immediatamente i nostri settings. Vi faccio un esempio: se mi trovo nel mio bass vox, quindi dedicato alla voce di Vincenzo Incenso, in questo caso vado sotto insert il folder Vincenzo Incenso e carico direttamente il preset relativo al mix della sua voce, quindi avrò Vincenzo Incenso vox bass 2 e lui automaticamente ricaricherà tutta la channel strip che ho utilizzato per poter processare la voce con tutti i plugin all'interno e le varie, ovviamente, configurazioni. Come posso tenere due o più plugin contemporaneamente in primo piano? Questo è molto semplice: cliccare all'interno di un plugin, vediamo qui in alto a sinistra una puntina da disegno. Se la selezioniamo, possiamo aprire gli altri plugin e mantenere acceso questo. Come vediamo è estremamente semplice, quindi ogni volta che attiviamo lo rendiamo visibile. Questo è comodo se abbiamo bisogno di vedere più plugin contemporaneamente. La comodità invece è quella di poter navigare all'interno della channel strip cliccando sui plugin che fanno parte della channel strip qui in alto. Ecco perché spesso si utilizza una sola finestra. La somma digitale di Studio One suona meglio di quella di altre due o viceversa? Ovviamente no. Questo è un video che ho realizzato tempo fa per dimostrare che la pura somma digitale è assolutamente identica in tutte le due. L'unica differenza che può esistere è quella di utilizzare il pan, quindi ovviamente la gestione del pan che sarebbe legato alla pan low della DAW o del progetto, e quindi potrebbe essere leggermente differente da DAW a DAW, o l'utilizzo ovviamente di plugin che introducono delle variazioni randomiche, come ad esempio i delay o i riverberi in modalità che sono realizzati con degli algoritmi e che contengono appunto un LFO all'interno. Quindi ogni volta che esportiamo sarà sempre diversa la song. Ho fatto un video relativo anche a questo, lo trovate insieme alle DAW, sono tutte uguali, nel mio canale. Come posso salvare i preset, quindi non la channel strip? Qualora io volessi salvare il preset, in questo caso di Fat Channel, posso tranquillamente farlo qui dalla posizione in alto a sinistra che ci mostra questo piccolissimo foglietto dove ho Store Preset e posso ovviamente anche esportarlo per mandarlo ad un altro studio o un altro utente di Studio One per poterglielo poi far ricaricare all'interno del singolo plugin. Questo funziona per tutti i plugin. Se faccio Store Preset lo chiamerò Fat Channel, in questo caso Vincenzo Incenso, e lo ritroverò all'interno qui dei miei preset di Fat Channel, quindi facilissimo da ricaricare al volo. Melodyne non funziona sotto Macintosh M1. Allo stato attuale è stato aggiornato finalmente alla versione
compatibile con M1, quindi è possibile richiamarlo come VST3 sia in modalità nativa sia in modalità emulazione Rosetta. Quindi scaricate l'aggiornamento e troverete Melodyne funzionante in tutte e due le piattaforme. Grazie ancora per avermi seguito, vi aspetto la settimana prossima per altri trucchi e consigli sull'uso di Studio One. Vi ricordo ancora di attivare la campanella qui in basso, di seguire anche le nuove rubriche di Audio Basic che sto pubblicando in questi mesi e vi ricordo che saranno presto disponibili i miei corsi intensivi di ascolto critico, mix e mastering. Li troverete sempre sulla mia piattaforma www.proaudiolearning.com. Mentre la raccolta completa di tutti questi video è già presente all'interno dei corsi di Studio One Prime, Artist e Pro, fruibile quindi a chi ha già acquistato il corso, oltre ad altri video supplementari che arriveranno in questi mesi sempre in forma gratuita. Per il momento è tutto, ciao, a presto! Spero che questa lezione vi sia stata utile, vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online e sul sito proaudiolearning.com. Affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e Music Off. Non dimenticate inoltre di supportare queste lezioni gratuite attraverso il canale Patreon che trovate in descrizione. Se vi è piaciuto, cliccate subscribe e attivate la campanella. Per il momento è tutto, ciao, a presto!